grazie e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi risponderò alle vostre domande in piscina. Perché? Perché sì, cioè aspettate un attimo. Se qualcuno osa anche solo farsi una domanda del ma ha un senso, vuol dire che non siete stati iscritti nel mio canale, vuol dire che la vostra vita fino adesso è andata benissimo. Però se volete entrare a far parte di un gruppo di persone che sostengono qualcuno che ha i problemi mentali, ricordatevi di iscrivervi al mio canale. E penso che con oggi ne avrete la certezza che ho veramente tanti disturbi. Ma partiamo dall'inizio. Oggi voglio rispondere alle domande perché è una cosa che non facevo tantissimo tempo e vi ho fatto una casella su Instagram e qua ho selezionato un sacco di domande. Ce ne sono tantissime, alcune molto curiose. Quindi se siete stati tra i selezionati, buon per voi. Se invece non siete stati tra i selezionati, lasciatemelo giù nei commenti e potrei rispondervi lì nei commentopoli. La prima domanda che trovo qua è: hai mai pensato di diventare un attore? Allora, io ho pensato di fare tante cose nella mia vita, ma questo non dice che io lo sappia fare. Dice che io sono uno che non ha proprio conoscenza dei propri limiti. Io voglio fare tutto, poi non è detto che lo sappia fare. Però mi piacerebbe molto recitare in un film. Penso che avrei difficoltà perché per recitare ci serve del vero talento, cioè non è facile. Io so fare me stesso, non so fare qualcun altro. Quindi sì, l'ho pensato. Se un giorno faccio un film, venite a vedermi. Qua mi chiedono: dove hai trovato la passione dell'horror? PS, ti adoro. Allora, grazie mille, ti adoro anch'io. E la passione dell'horror in realtà è una cosa che viene da piccolissimo, quando io e mia sorella Giulia guardavamo i film dell'orrore con le mie cugine Luna e Nicole. Cioè, quando vi vedete io, Giulia, Luna e Nicole che andiamo al cinema a vedere i film dell'orrore, è perché è la cosa che facevamo da quando avevamo 12 anni, ma da piccolissimi. A me poi personalmente è sempre molto incuriosito tutto quello che riguarda l'inspiegabile. Ecco, mettiamolo così. Mi ricordo che una volta io e mia sorella abbiamo guardato L'Esorcista e c'era mio papà che era sotto shock dal fatto che io e mia sorella avevamo guardato L'Esorcista, eravamo tipo così. Vabbè, perché mio padre è rimasto sconcertato quando l'avessi visto al cinema da piccolo. Ti piacerebbe avere un negozio tutto tuo? Allora, molto, moltissimo. In realtà molti di voi si sono accorti che il mio brand Baciones è in una fase di rivoluzione. Cioè non è più disponibile poterlo comprare nel shop originale, ma è perché, notiziona, lo sto rifacendo io. Sto rivisitando tutto quanto, un processo un po' più lungo del previsto, però sono molto fiducioso perché lo sto provando a ipotizzare e sviluppare con delle persone che sono molto mie amiche. E quindi spero che venga fuori un progetto bellissimo, che sia, non dico il doppio più bello, ma il quadruplo di quello che era prima. Perché le felpe Baciones e tutto il brand, a me piaceva moltissimo gestirlo, era una cosa che proprio sentivo mia. Però aveva preso a un certo punto una piega che non andava più bene, raga, non andava più bene. E qua salto. Cosa ne pensi del catcalling, microaggressioni, eccetera? Magari qualcuno ti ascolta e cambia. Allora, se non sapete cos'è il catcalling, è quando qualcuno viene importunato per strada e ti fa delle osservazioni non gradite. È una cosa che io trovo aberrante, sconvolgente, anche perché io sono sempre cresciuto con le mie sorelle e amiche. E ho sempre notato molte volte come il catcalling fatto su delle ragazze sembra quasi una cosa ovvia. È ovvio, se giri così per strada è giusto che qualcuno ti faccia delle osservazioni, ma non esiste. Tu non mi devi parlare se io non voglio, tu non mi devi fare osservazioni. Ci sta il complimento, che bella che sei. Non ci sta a dire uè bella figa, bla bla bla. Ma neanche un cane gli urli così, non esiste. E vi dico la verità, che nell'ultimo periodo, sarà un anno, mi sono ritrovato ad essere anch'io vittima di catcalling. Ma pesante, raga, delle circostanze che io vorrei raccontarvi. Gente che palesemente ti proprio dice: e cosa fai questa sera? Vieni nella mia stanza? Ma proprio in hotel, dentro gli hotel, in alcuni posti e con alcune persone che, se io facessi i nomi, rovinerei delle carriere. Cioè proprio così è la situazione. Se dovessi essere un animale, quale saresti? Qualcosa che vive a lungo, però è anche bello. Una tartaruga. Hai in mente di farti un nuovo tatuaggio? Se sì, quale? Ah, in realtà sì, però non so cos'è. O so con chi lo vorrei fare, però non so se l'altra persona è interessata perché non gli ho ancora detto. Però vedremo. Se mi vedete un altro tatuaggio, vuol dire che l'ho fatto. Onestamente, io ho un sacco di tatuaggi, sono tutti quanti nelle mie mani e nel resto del corpo niente. Qua mi chiedono: ti è mai capitato di rimpiangere una delle tue chirurgie? Allora, se parliamo di chirurgia, vuol dire di andare sotto i ferri. E io, ufficialmente, chirurgia ho rifatto solamente il naso. Poi altre chirurgie erano tipo robe più di salute. Del naso, no, assolutamente. Altre operazioni a livello di medicina estetica, diciamo così, quindi filler, botox, robe lì, sì. Ma non perché dico: ah madonna che schifo che faccio adesso. Semplicemente perché non sono andato dalle persone giuste che sapevano fare il loro lavoro e mi hanno creato dei problemi che ancora adesso non ho risolto. Per esempio le mie labbra, se vi faccio vedere quello che c'è sotto, è un disastro. Praticamente il filler che mi è stato iniettato non era adatto per le labbra e continua ad accumularsi nella parte inferiore delle labbra, creandomi bolle continue, ma proprio tante bolle. Il problema è che io le ho sciolte varie volte, perché si possono sciogliere con la ialuronidasi, che è una sostanza che scioglie l'acido ialuronico, e continuano a tornare perché io ho tanto prodotto. Il problema, raga, è che l'unica soluzione sarebbe sciogliere completamente le mie labbra, cioè togliere tutto quanto, stare 2 settimane senza labbra e poi rifarle e rimettere a posto la situazione. Voi potrete rendere conto che io, dopo
10 anni che continuo a fare filler alle labbra, non mi sento a mio agio a stare 2 settimane senza, perché faccio video, faccio foto, io non mi sento a mio agio ad andare davanti alla telecamera senza la bocca. È come se domani vi dicessero: tu devi stare 2 settimane senza i capelli, pelata, pelato. E tu dici: ma non vorrei, onestamente, ok che dopo me li rimetto in testa, però non vorrei stare 2 settimane senza i capelli, mi sento a disagio. È stato per me. Quindi, a risponderti, sì. Sei mai stato così invidioso di qualcuno a tal punto di volergli fare un torto? Assolutamente no. Raga, io per quanto possa provare gelosia e invidia per qualcuno, la vivo sempre come uno sprono a fare di più per me. Cioè, se ce l'ha fatta lui, se ce l'ha fatta lei, lo posso fare anch'io. Però non guardo mai i successi degli altri con invidia cattiva. C'è un posto che vorresti visitare? Comunque, con la tua spontaneità riesci sempre a far sorridere. Grazie mille. Sì, assolutamente Los Angeles. E lo so che sembra una roba un po' scontata, però raga, io vivo tanto quella cosa del sogno americano, dell'American Dream, delle celebrities. E per me Los Angeles è proprio una cosa che sono anni che voglio andarci. E nell'ultimo periodo ci voglio andare sempre di più. Sono sicuro che ci andrò entro la fine dell'anno, ne sono certo. Sono mesi che continuo a dire voglio andare a Los Angeles. È arrivata una proposta qualche giorno fa per andare a Los Angeles, 2 o 3 giorni. Non ho potuto accettarla. E anche un po' non ho voluto accettarla, perché mi sono detto: è l'universo che mi sta dando quello che voglio. Però non mi ha ancora dato quello che voglio precisamente. Io non voglio andarci di 3 giorni. Voglio andarci 3 settimane. Prossimo story time è da un po' che non ne esce. Ne ho uno in mente di qualcosa che è successo in Egitto, che mi ha fatto dire che onestamente vorrei non tornarci mai più. Però boh, non so se raccontarlo, perché oppure che possano non capire il mio punto di vista. Però vabbè. Qual è stata la tua più grande paura di sempre? Ok, sì, so qual è. Però tipo un argomento che a me non piace mai parlarne, lo so raga. Ogni volta mi chiedete, però tipo della mia famiglia e di mio papà, di quando è mancato. Però è un argomento che forse non sono ancora pronto a parlarne. Lo so che sembra assurdo, però mi trovo troppo a disagio a parlare di argomenti che riguardano lutti e gente che muore e gente che se ne va e robe tristi. Perché ogni volta che mi metto davanti alla telecamera io mi diverto, cioè proprio mi sto divertendo. Quindi mentre mi parla di robe tristi a me dà un po' fastidio. Hai mai rischiato la tua vita per qualcuno? Credo che non ci sia mai stata l'occasione, onestamente. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Non c'è un giorno preciso, ma credo che sia stato il giorno in cui ho realizzato che dovevo vivere per me stesso e non per gli altri. Cioè, un giorno potrei morire. Se non ho vissuto secondo le mie prerogative, che vita è? Sprecata, no? Da 1 a 10 quanto sei felice ora? Un buon 8. Un buon 8, sì. Se trasferirai a Milano, abiterai sempre in Veneto e Milano sarà un punto d'appoggio. Allora, a settembre io vorrei trasferirmi a Milano, tenendo comunque la casa in Veneto, perché continuo a stare a Milano per 2 settimane ogni mese, raga. E vivere in hotel fa un po' Zac e Cody al Grand Hotel, però non è così funzionale. È una città che a me piace molto e vorrei provare a viverci e vedere com'è. Come è nata l'idea di aprire un canale YouTube? Non avevo voglia di lavorare. No, non è, era una battuta all'inizio. Cioè, mi ero appena laureato e continuavo a dire a tutti quanti che avrei fatto lo youtuber in battuta. E raga, ho fatto lo youtuber veramente. Ho aperto il mio canale un mese dopo la laurea. Il tuo più grande sogno? Vivere a Los Angeles in una bellissima villa con tutte le persone che preferisco. Cosa diresti a Gianmarco adolescente bambino? Continua a credere che puoi farcela 100%. Continua. Qual è il tuo prossimo traguardo nella vita? Diventare ricchissimo. Qua c'è una domanda che dice: la Giulia è la gloria. No raga, sono 2 persone diverse. Vorrei fare la 11 miglia con Paolo? Glielo chiediamo subito. Paolo? Qua chiedono: vorresti fare la 11 miglia con Paolo? Sì. Sì, assolutamente. Però voglio farla che partiamo contemporaneamente con le nostre 2 macchine e facciamo un 11 miglia con 2 macchine che vanno avanti in collegamento. Ah, ma una dietro l'altra o in parallelo? Una dietro l'altra. Oh madonna, che figo. Raga, se volete fatelo arrivare questo video a 40.000 mi piace. 45.000 e facciamo proprio il botto. Ok, avete la vostra risposta, raga. Quali altri progetti ti piacerebbe fare insieme al Pit? Allora, abbiamo varie idee. Paolo ed Abby proprio l'altro giorno stavano parlando di una e sono sicuro che la faremo entro la fine dell'anno. Il concerto che non dimenticherai mai? Britney a Londra con la tizio che ci sbocca addosso. Però raga, è stato pazzesco, è stato fantastico. L'unica roba che ho rimorso, cioè adesso col senno di poi mi sono pentito di essere andato, perché lei ha detto che quella serie di concerti che ha fatto a Londra, lei era stata letteralmente minacciata di farli. Gli avevano detto: o li fai o andiamo in causa. Il che è inquietante, raga. Avrei preferito non andare col senno di poi, perché abbiamo finanziato un sistema che la stava tenendo come schiava. Però purtroppo non lo sapevamo. Credi nei segni zodiacali? Raga, sì, lo so, sembra un po' una barzelletta, però tanto. Cioè, ogni tanto quando incontro qualcuno che è pesci, porca vacca, si vede proprio che è pesci. Cioè, chi poi tipo è leone, tutti uguali. Tutti. E il fatto è che tipo io continuamente, ogni volta che c'è qualcuno leone, vado super d'accordo. Come ti piace passare il tempo libero? Facendo letteralmente niente. Cioè, sapete cosa vuol dire niente? Mi piace stare sul cellulare, guardare un film, cosa che non faccio da 1000 anni, uscire con gli amici. Cosa ti è piaciuto di più del tuo viaggio in Egitto? Le piramidi. Raga, è inquietante. È incredibile quanto tu ti ritrovi dentro quel posto e dici: non è possibile che sia stato costruito dagli esseri umani. E onestamente sono abbastanza convinto che non l'abbiano costruito degli esseri umani. Non c'è spiegazione al fatto che siano lì da 4
da anni e non si riesce a spiegare come siano state costruite. Cosa ti piace del tuo lavoro e cosa non ti piace? Allora, la cosa più bella del mio lavoro è che posso letteralmente trasformare la mia vita in un lavoro. La cosa che non mi piace è che la privacy non esiste, cioè proprio non esiste, e c'è un'invasione della mia privacy da anni, che è una cosa che proprio mi disturba profondamente. Perché se io avessi scelto di fare un reality avrebbe senso, ma io non ho mai scelto di fare un reality e mi sono trovato varie volte in circostanze dove YouTube, non lo dico per scherzo, ma mi ha portato a rompere dei rapporti. Certe persone non riuscivano a vivere l'invasione di privacy che esisteva. Hai mai pensato di scrivere un terzo libro? Va bene come risposta. Ti è mai capitato di sognare una cosa che ti è successa? Sì, però non mi ricordo. Come reagisci agli insulti? Non reagisco, non mi interessa. A me purtroppo non interessa, quindi non so cosa dire. Il tuo video migliore o il tuo video peggiore? Non lo so, ce ne sono veramente di tanto belli. Ci sono alcune volte che io riguardo alcuni miei video e dico: io sono un genio, io sono letteralmente un genio, è incredibile. Però i miei video peggiori ce ne sono, specialmente alcuni dei primi sono proprio pessimi. Se potessi intervistare qualcuno, chi sarebbe? Ma vivo o morto? Perché se vivo è Britney, mille per mille, voglio sapere tutto. Qual è il tuo più grande sogno che non si è ancora realizzato? Credo che sarebbe fighissimo il giorno in cui la mia vita diventa un reality, perché veramente è allucinante quello che succede nella mia vita e non lo vedete in telecamera, ma parlo tipo delle mie sorelle, della mia famiglia e tutte quelle robe lì. È veramente strano. Qual è la tua filosofia di vita? Metti te stesso sempre al primo posto, perché sarai l'unica persona che sarà con te fino all'ultimo giorno della tua vita. Una cosa che vuoi ma che non ti puoi permettere: una villa a Calabasas. La voglio troppo. Con chi ti piacerebbe collaborare in tuo video? Allora, io guardo pochi youtuber, e quei pochi youtuber che io guardo ci ho collaborato. Mi sono appassionato moltissimo di Lisa True Crime, che adoro, è una bravissima ragazza, abbiamo registrato insieme, mi è piaciuto tantissimo. Poi le Debbie, lo so che sembra assurdo, ma mi piacerebbe troppo registrare un video con i me contro te, con Sofia e lui, ciao raga. Però non c'è stata ancora occasione, oppure non gliene frega molto. Però vabbè, ma perché li trovo molto spiritosi e poi sono veramente un successo incredibile. Siamo usciti di casa dimenticandoti di essere in pigiama? No, se esco di casa in pigiama è perché voglio farlo in pigiama. Qual è stato il tuo acquisto online più costoso? Probabilmente l'affitto di qualche villa così. Però se parliamo di oggetti, non ho idea. Magari qualche computer o la videocamera. Vestiti no, perché mi piace di più comprarli dal vivo, vi dico la verità. Hai mai collaborato con youtuber che ti stanno antipatici? Sì, l'ho fatto, e non era stata una mia scelta. Oh, era l'ultima domanda. Wow, è stato super incredibile fare questa intervista insieme a voi, raga. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, è stato super divertente. Se avete altre domande, scrivetele e magari vi risponderò nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, mettete un pollice su, iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video di martedì 15 e sabato alle 10:30. Intanto il giovedì, ma questo non lo sa nessuno. Vi mando un bacio grande grande e al prossimo video. Ciao!